oggi a Villa Sant'Uberto, io ed Oki parleremo del Tibetan Mastiff. Il Tibetan Mastiff, o Doki, come lo chiamavano i pastori nomadi, è un cane dalle origini antichissime e che ebbe un ruolo rilevante nella cultura tibetana. Già Aristotele parlava di lui e Marco Polo lo citava nei racconti del suo viaggio in Asia. Tutti i documenti storici elogiano la sua forza e l'impronta che diede sia fisicamente che mentalmente. Alcuni ipotizzano che da lui derivino tutti i grandi cani da montagna e tutti i mastini. Il primo Tibetan Mastiff che raggiunse le rive dell'Occidente fu un maschio inviato dal viceré delle Indie alla regina Vittoria nel 1847. Una delle prime cucciolate registrate risale al 1878. Il Tibetan Mastiff è potente, pesante, ben costruito, con buona ossatura, è forte, robusto e resistente. L'altezza algarrese è di minimo 66 cm per i maschi e di minimo 61 cm per le femmine. Il pelo è duro e spesso, con sottopelo fitto e lanoso. L'abbondanza del pelo sul collo e sulle spalle formano una vistosa criniera. Il colore è nero intenso con o senza focature, blu con o senza focature, oro, dal fulvo intenso al rosso profondo e zibellino. È sicuramente un cane da guardia eccezionale, con un carattere deciso, piuttosto autonomo. Equilibratissimo, si lega moltissimo alla sua famiglia ed, essendo un cane estremamente territoriale, difenderà strenuamente la sua proprietà ed i suoi umani. Vista la sua mole, è necessario un giardino, ma essendo molto curioso, non lasciatelo a casa, portatelo con voi a conoscere il mondo e otterrete un cane socializzato che saprà comportarsi bene nei ristoranti, bar e altri luoghi pubblici. Lo renderete felice e realizzato se gli permetterete di entrare anche in casa, ma sappiate che il cucciolo che oggi non potrete fare a meno di coccolare sul vostro divano sarà l'adulto di domani, che peserà 60 kg e che occuperà anche il vostro posto. Per oggi è tutto, io ed Oki vi salutiamo, seguiteci sul nostro canale YouTube.